Benvenuti all'edizione flash del TG di Rapinia News. Stamattina è inaugurato il Museo Civico di Avellino, pronto a divenire un polo culturale della città capoluogo. Su Rapinia News tutti gli approfondimenti e le video interviste. Cambiamo argomento, sono oltre 21 milioni di euro di rimborsi erogati nel 2013 a più di 13.000 contribuenti irpini da parte dell'Agenzia delle Entrate. E questo è il dato finale per quanto riguarda la provincia di Avellino delle somme che l'amministrazione finanziaria ha restituito a famiglie e imprese nell'anno appena trascorso a fronte di un totale regionale di oltre 412 milioni di euro. Cambiamo argomento e passiamo alla politica. Nel pomeriggio il governatore della Campania, Stefano Caldoro, sarà ad Ariano per un convegno. Intanto in Consiglio regionale serpeggia il malcontento. È nato infatti un nuovo gruppo che si chiama Forza Campania. Nel gruppo anche i consiglieri regionali irpini, Nappi e Ruggiero. Dalla politica passiamo alla cronaca. La bufera che ha travolto la Nocerina e il patron Citarella ha coinvolto tra i vari anche alcuni soggetti irpini, da Silvio Sarno a Bruno Iovino. Entrambi con una nota chiedono di essere ascoltati subito per ribadire la propria posizione, peraltro già nota agli inquirenti. E chiudiamo con una notizia sportiva. La FIP ha diffuso le convocazioni del CT dell'Italbasket Simone Pianigiani e nella lista dei giocatori da monitorare per il futuro compare anche il nome del cestista della Scandone Avellino, Paul Biliga. È tutto per questa edizione del nostro TG. L'augurio di una buona giornata dalla redazione di Rapinia News.